ed è stato anche un po' il frutto di, dopo l'inizio, nella prima casa dove abbiamo faticato a riempirla e con tutte, insomma, la perseveranza e continuare a andare avanti con tutte le nostre fatiche, ma allo stesso tempo siamo arrivati a un punto in cui la casa era strapiena. Mi ricordo ci sono voluti 10 anni, pensate, però la casa era bella piena, eravamo 36 ragazze più 2 coppie, quindi c'era bisogno di cercare un'altra casa. E ricordo che ci siamo messi un po' alla ricerca, anche non sapendo bene, anche non conoscendo, però piano piano abbiamo guardato diversi posti e alla fine abbiamo trovato questo. E ricordo che quando sono arrivato qua, in questo posto, prima la strada, Godwin Road, voleva dire Dio vince, God win, Dio vince. È stato un po' quasi il timbro, perché Dio vince, sappiamo che Dio è la forza, è tutto. Quindi è stato un po' quello che ci ha, trovando questa strada, la via per arrivare qua, si chiamava Godwin. E poi abbiamo visto questo posto che era dilapidato, quel posto nostro, nel senso questa casa era, che adesso è diventata la cappella, era proprio a pezzi. E poi c'era un vecchio trailer completamente distrutto, sporco, pieno di spazzatura dappertutto. E un po' rifletteva la nostra vita. Ecco, quando ho visto questo ho detto siamo noi, come eravamo, e poi piano piano negli anni questo posto è stato trasformato, c'era tutto il bosco che piano piano è stato ripulito e abbiamo tagliato e poi si è lavorato tantissimo. È stata proprio la casa in cui c'è stato tanto sacrificio, tanto lavoro manuale anche, e così anche aiutato, ecco, proprio a ricostruire la propria vita. Siamo partiti dal posto che era a pezzi e piano piano l'abbiamo rimesso in nuovo e un po' rifletteva la nostra vita. Ecco, ricordo anche all'inizio tutti mi dicevano take it down, cioè buttala giù, tanto questa casa qua non la puoi recuperare, quel posto portalo via. E invece ho detto, proprio nello spirito della comunità non si può subito lasciar perdere, non puoi fare. Invece abbiamo voluto costruire, abbiamo voluto perseverare, abbiamo voluto ristrutturare. Proprio è stata un po' la nostra forza. Ecco, ringrazio anche Madre Elvira che all'inizio proprio lei mi ha dato anche la forza di fare la scelta, perché qui non è che l'aveva vista qualcun altro questa proprietà, però la scelta è stata fatta nello Spirito Santo, e lei mi ha dato anche il timbro, ha detto vai, la vita spinge, quindi quando spinge la vita si va avanti senza paure. Ecco, proprio voglio ringraziare anche per questa benedizione. Adesso questa casa qua è aperta da 15 anni, sono passati tanti ragazzi, c'è stata tanta vita, ma tanto lavoro, lavoro manuale, lavoro che costruisce, lavoro che ha costruito anche dentro. Ecco, ringrazio proprio per tutto.